Passiamo al Grand Hotel Majestic Gia Baglioni insieme ad Antonio e Pupi Avati per l'uscita del film la 14ª domenica del tempo ordinario. Allora, lei Pupi ha detto di aver voluto raccontare una storia a partire da quello che è stato il giorno più bello della sua vita, però ne ha cambiato in qualche modo il decorso. Marzia, Marzio e Sandra si perdono e si rincontrano 35 anni dopo. Facendo i conti, insomma, in qualche modo con il loro percorso, ha fatto, se possiamo definire, un esercizio di immaginazione rispetto a come è andata invece la sua vita. Che cosa ha voluto raccontare e che cosa, immaginando una storia diversa dalla sua, ha imparato lei dell'amore? Ma ha raccontato in realtà, simulando su me stesso, una storia che non è così tanto diversa dalla mia, perché è vero anche per Marzio, in questo caso, in questo momento, in questa fase interpretato da Lodo Guenzi, perché da giovane Lodo, che sposa Camilla Ceraudo nel film Sandra, e lo dice in modo esplicito, che per lui quel giorno lì è il giorno più felice della sua vita. Quindi, replica praticamente quello che io provai. Poi i casi della vita hanno fatto sì che le loro strade, i loro percorsi, anche perché entrambi avevano un'ambizione, uno di diventare un grande musicista, l'altro di diventare una grande stilista, ed entrambi non ce l'hanno fatta. E questo rincontrarsi praticamente all'imbrunire del loro percorso di vita è qualcosa che mi piace sottolineare e che lo sto vivendo. Il fatto di non essere solo, essere anziano e non essere solo è importantissimo. Io ho degli amici che invece sono altrettanto anziani quanto me e purtroppo la vita non ha permesso loro di condividere questa fase complicata della loro vicenda umana. E quindi volevo in qualche modo, in questo modo, produrre una sorta di nostalgia nelle persone sole, nei riguardi delle persone con le quali, dalle quali sono separate. Cioè, una delle cose che mi piacciono di più, sai qual è? È quella delle persone che si risposano con le persone dalle quali sono separate. Mi sembra che sia uno degli atti più romantici che possono contrassegnare la vita di una persona. Siamo sempre circondati da storie apparentemente di successo. Questa invece, come ha detto lei anche prima, è una storia diversa che in qualche modo parla anche di fallimento. Beh, io credo di aver conosciuto solo persone che hanno fallito. Infatti le volevo chiedere se tutti in fondo siamo anche falliti, che cosa ci fa No, paura del riconoscerci è falliti? l'onestà intellettuale che deve farti riconoscere che i sogni che avevi fatto, ecco, nella loro vastità, nella loro ampiezza, nella loro improbabilità più totale non si sono realizzati. Sono realizzate altre cose, delle quali io non avrei certamente mai immaginato quando ero seduto a quel chiosco di gelati che avrei fatto 54 film. Tuttavia, non sapevo che fare 54 film, pensavo che uno che fa 54 film è una persona totalmente felice, e invece non lo è. Questa è la cosa, il segreto della vita, il mistero della vita è in questo fatto che fortunatamente, non ti senti mai totalmente realizzato. Cioè, hai sempre un senso di inadeguatezza, di inadempienza. Ecco, Forse anche il motore, è è anche il il motore di motore. inadempienza. Le persone appagate sono le persone peggiori che lei possa incontrare. Non sposi mai un uomo appagato. Questo è stato anche definito uno dei vostri film più bolognesi. Perché e soprattutto, secondo voi, che cosa ci dicono i luoghi di noi? Ma è stato definito un film bolognese, forse il più bolognese fra i film che abbiamo fatto, perché racconta di una Bologna diversa, completamente sganciata dalla Bologna che abbiamo raccontato tante volte nei film, anche che io non rinnego certamente perché sono stati film di grande successo. I film televisivi, gli sceneggiati televisivi si chiamavano sceneggiati una volta, le fiction, insomma, da Jazz Band a una gita scolastica, e Gli amici del bar Margherita, Il regalo di Natale, erano tutti film girati qua. Questo è girato qua, non manca mai un
fotogramma, non c'è mai un fotogramma in più girato fuori dalle mura di Bologna, i portici sono presenti quasi continuamente, ma la storia è una storia di grande durezza, una storia molto 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 vera, molto molto umana e molto molto diversa appunto dai film che raccontavano la nostalgia, raccontavano le famiglie normali, con i ragazzi che abitavano ancora in casa con le madri, con le nonne, e che avevano i capelli corti, i film dei quali noi siamo diventati un pochettino l'emblema, che ci hanno portato appunto ad avere milioni di spettatori quando per esempio sono stati trasmessi in televisione. Questo è un film molto più rischioso, un film che rappresenta una verità che non avevamo mai ammesso che esistesse in una città come Bologna. Io invece, Pupi, volevo chiederle che cosa ha significato per lei realizzare i suoi sogni accanto a sua moglie. Ma sono due storie che si sono andate a confondere. Qualche tempo fa dovevamo cambiare una caldaia in campagna e io, nel decidere se cambiarla o farla riparare per l'ennesima volta, guardando mia moglie pensavo: ma è meglio che la inquadri da destra o da sinistra? Parlavamo di una caldaia, non stavamo facendo un film. Io tuttavia ormai ho mescolato talmente tanto la mia vita con il cinema, per cui la confondo in continuazione, ed era quello che volevo. Quello che volevo era veramente tenerli assieme, queste due forme espressive, il vivere e il fare cinema, che sono la stessa cosa, che sono diventati sinonimi. Ecco, riavvolgendo il nastro e tornando al giorno del suo matrimonio, se vi foste allontanati per rincontrarvi 35 anni dopo, come si è immaginato nel suo film, sua moglie ti avrebbe trovato? Cosa direbbe oggi a se stesso dell'epoca? Avrebbe trovato esattamente Gabriele Labbia com'è, esattamente. Gabriele Labbia mi riflette in questo film in un modo totale. Lo sguardo finale di Gabriele è il mio sguardo di adesso. Io vedo le cose come le vede lui, anche con una sorta di riconoscenza nei riguardi di aver portato via da Bologna, di aver privato Bologna di quel chiosco di gelati che c'era fra via Saragozza e via Laudinotto, dove, come dice, come recita lo speaker, tutti i sogni erano possibili. Nel film ci sono anche scene di gelosia che accompagnano il protagonista per tutta la vita. Sì, è stato il mio problema. Che cosa ci dice la gelosia di noi? La gelosia di noi ci dice, secondo me, a quei tempi, quella, la consapevolezza di avere accanto una ragazza nei riguardi della quale, in senso estetico, qua ci limitiamo all'aspetto estetico. Ecco, mi sentivo inadeguato, mi sentivo di averla conquistata per sfinimento dell'avversario. Allora, questo sentirsi così faceva sì che io ovunque, anche perché allora il maschio si relazionava col mondo con una sfrontatezza che fortunatamente poi gli anni, i tempi l'hanno in gran parte ridotta, ma allora veramente non c'era nessun imbarazzo a cercare di, attraverso degli espedienti, che erano soprattutto gli sguardi. Ecco, la persona gelosa nota soprattutto gli sguardi, che a Bologna si chiamavano le lontananze, gli sguardi tra una donna che sta con te è un uomo che magari sta al ristorante quattro tavole distante, e vedi che tua moglie guarda da una parte e comincia a pensare che stai guardando così, e rovini la cena. Quante volte ho rovinato la serata a mia moglie in questo modo? Ed è una patologia, è un problema non piccolo. Io purtroppo l'ho sofferto e l'ho riprodotto, non l'avevo mai fatto in nessun altro film, e così via. Sono molte cose personali che io ho avvertito in questa incontinenza che ti, in qualche modo, che nella quinta, sesta età della vita ti trovi a,
nella libertà di dire tutto quello che pensi, senza più avere quelli quei freni. Come, ecco perché dico che i bambini vecchi si assomigliano, perché piangono e ridono con una facilità estrema, ma anche dicono le cose che gli vengono in mente. E io ho raccontato molte cose un po' personali, un po' particolari, un po' intime. C'è un sogno che non è ancora realizzato? E fare fine della mia vita, però sarebbe anche finire la mia carriera. Allora spero di non farlo mai. Grazie.